l'associazione Il Balzo è nata nel 1994 per iniziativa di un gruppo di operatori che condividevano l'azione sulla disabilità, e poi nel corso degli anni questa scelta si è anche indirizzata nel campo dei servizi sui minori. Questi locali sono stati confiscati all'Andrangheta grazie ad un'inchiesta che risale al 1992, si chiamava Green Eyes. Chi prima di noi gestiva questo bene di fatto era uno degli attori di questa rete criminale che faceva transitare tra Milano, la Svizzera e la Colombia del denaro, che serviva per acquistare degli stupefacenti che poi, facendo il percorso inverso, venivano conservati nei beni che erano gestiti da questi uomini di 'Ndrangheta. Ragazzi dell'associazione che svolgono le attività sulla ristorazione hanno fin dal principio affrontato effettivamente un percorso di formazione che noi in realtà teniamo costante nel corso del tempo, un po' per un richiamo di competenze e un po' per introdurre mano a mano qualcosa di nuovo che permette di perfezionare la loro professionalità. Questo per la ristorazione. Per gli altri servizi sulla disabilità, naturalmente, diciamo, l'equipe educativa cura in modo costante i vari obiettivi che di volta in volta vengono individuati, insomma, rispetto alle autonomie, rispetto a dei progetti individuali. È un lavoro più tradizionale. Il rapporto tra il nostro gruppo di volontari e il gruppo dei ragazzi che fanno i camerieri è un rapporto molto genuino, molto molto positivo, ed è un rapporto dove si dà e si riceve, perché i ragazzi imparano da noi tantissime cose, anche grazie a delle formazioni che facciamo mensilmente, anche insieme agli educatori, e noi prendiamo da loro tantissimo, perché prima di tutto perché ci rendiamo conto che lavorando insieme a loro ci sono dei progressi negli anni che sono stati pazzeschi, e per loro questo è un vero e proprio mestiere. Con altri ragazzi mi trovo bene, sicuramente, è una bella compagnia, ci vuole poco casino. Io vengo qui anche in Balzo, e faccio i cugni, fanno sala, i cugni fanno bar e fanno cotter. Diciamo l'impatto che ha avuto sulla cittadinanza, sul quartiere, la nostra attività di ristorazione è stato positivo fin dal principio. Certo, con sorti inizialmente altalenanti, cioè prima era un ambiente molto più dedicato alle famiglie stesse che ruotano intorno a noi. Col tempo, anche grazie all'opera dei nostri giovani volontari, il Bar Balzo e anche il Risto Balzo in verità hanno cominciato ad aprirsi di più proprio al quartiere, alla città, e il risalto che ha avuto questa nostra iniziativa ci ha permesso appunto di allargare la platea dei nostri clienti e di chi poi si è affezionato a noi. Per adesso noi vogliamo gestire il cosiddetto durante noi, quindi fare del Balzo una di quelle palestre dell'autonomia in cui ognuno scopra le proprie capacità e la propria abilità nel poter vivere quanto più possibile emancipandosi dalle classiche figure adulte di riferimento della famiglia, per esempio. L'obiettivo di lungo termine è fare che questa piccola comunità di ragazzi che da anni segue i nostri servizi possa avere l'occasione di potenziare anche l'aspetto lavorativo e quello di residenzialità, proiettandosi in un futuro in cui questa autonomia noi speriamo che sia quanto più perfetta possibile per loro. Cosa fai? Hai i tavoli per caso? Ti riprendo. Non hai caso, se tieni sotto.